Bruno Cardile. Siamo sul trimarano che già ci ha fatto emozionare l'altro anno. Ad Maiora soprattutto porta con sé le imprese di Fleury Michon 9, però tu hai fatto veramente l'impresa quest'anno di portare soprattutto a bordo un bel equipaggio, siete 7, ma abbiamo, guardate, udite udite, Morgan Urso Poupon, la figlia di Filou, Philippe Poupon. Tutti voi a casa, secondo me c'è un sacco di gente che è cresciuta nel mito di Philippe Poupon, che era veramente un marinaio leggendario, è un marinaio leggendario. Ci ha detto Morgan che adesso lui è in crociera nelle Indie occidentali e prossimamente farà il passaggio a nord-est, non a nord-ovest ma a nord-est, quindi in Alaska, e sta con la sua barca da crociera. Allora Bruno, tu ci consentirai, pur essendo l'armatore e quindi insomma tutta la storia di aver portato Ad Maiora in Italia, però parliamo con Morgana. Morgan, grazie prima di tutto per essere qui a Palermo. Abbiamo sentito nella conferenza stampa che il tuo nome Morgan in bretone significa nata dal mare. E poi un'altra cosa che abbiamo appreso, che te hai navigato principalmente, prevalentemente se non esclusivamente, in oceano. È vero? Sì, questa è la mia prima regata, veramente la prima regata che faccio in Mediterraneo. E tra l'altro è anche la prima su un trimarano, quindi è veramente un momento speciale per me. La tua faccia ci ricorda davvero papà, Filou, Philippe Poupon. Vorrei chiederti, Morgan, cosa significa nella tua vita essere la figlia di un marinaio, velista, navigatore leggendario come Philippe? Sono molto orgogliosa di mio padre, sento in giro e so che ha fatto qualcosa di veramente impressionante nella vela, però voglio vivere la mia vita, voglio costruire la mia vita e seguire la mia rotta. Ho iniziato adesso a pensare, a programmare e fare la Route du Rhum. Questo è il mio progresso, il mio progetto, e voglio anche continuare, voglio fare il massimo di quello che sarà nelle mie possibilità. Sto iniziando con un class 40, poi vedremo. Stiamo anche guardandoci intorno per vedere anche nuovi tipi di regata. Sono molto contenta di essere in questo mondo e di provare insomma a fare questa carriera. L'inizio della tua carriera è stato di essere in crociera con la tua famiglia, con tuo padre. Poi adesso invece tu sei su un class 40, seguendo un programma, hai fatto la Route du Rhum in solitario, il prossimo progetto è la Jacques Vabre e poi chissà gli sviluppi possono essere. Però la cosa interessante è che il tuo ultimo sponsor è Fleury Michon. Sì, è vero. Questa è stata una grande sorpresa, sono stata felicissima, mi hanno appoggiato nel mio progetto di Offshore Race e siamo nel mood, diciamo, di continuare, c'è interesse per continuare, è veramente qualcosa di veramente molto interessante. Morgan dice che lei, insomma, al di là dell'orgoglio, racconta che doveva trovare la sua strada. D'altra parte la strada che ha trovato è sempre sul mare, è stata anche skipper professionale, ha fatto tante esperienze. C'è un'altra storia carina che riguarda Morgan. Tu hai passato Capo Horn qualcosa come più di 20 volte. Ma c'è una ragione, perché tu hai veleggiato in crociera con una imbarcazione nella zona di Ushuaia della Patagonia. Sì, è vero. Negli ultimi 5 anni con un frère di alluminio, con una barca italiana, bella barca devo dire, sono stata tantissimo lì a veleggiare. La prima volta che io fui in quei mari è stato con mio papà. E sono veramente, mi sono innamorata di quei mari, dell'Antartica, della Patagonia, e ho voluto continuare a fare questa esperienza. Sono tornata quando avevo 23 anni e devo anche dire che questo rapporto con l'ambiente mi ha reso molto sensibile a tutte le storie e a tutte le iniziative che riguardano l'ambiente, la preservazione dell'ambiente. Voglio dare anche un senso alla mia storia da regatante, trovando uno sponsor che sia altrettanto sensibile come me a quelli che sono i problemi dell'ambiente.
è il messaggio che d'altra parte è inevitabile che tutti stiamo seguendo. L'ultima domanda per te è riguarda questa barca, questo trimarano. Cosa significa per te? Eri nata quando tuo papà faceva questa impresa? 2 anni, avevo 2 anni quando Philippe, il papà, faceva le imprese con il Fleury Mission 9 attraversate tanto. Cosa provi quando sei su questa barca? Ma i miei ricordi, i miei souvenir sono molto piccoli perché avevo solo 2 anni. Ma quando sono salita per la prima volta sulla barca di Bruno ho avuto veramente delle forti emozioni. Mi sono ricordato quando giocavo sul trampolino quando ero piccola. Devo dire, è un'esperienza davvero davvero speciale tornare su questa barca. Voglio ringraziare Bruno per darmi questa possibilità. Cosa ti diceva tuo papà Philippe Poupon quando tu giocavi a bordo di questa barca? Non so, stai attenta qui, vai di là, vai di qua. Guarda, mio papà non è mai stato uno che parla tanto, quindi... Però, insomma, mi diceva, mi lasciava libera di veleggiare. Andrea Vendibene è l'altro colpaccio che ha fatto Bruno Cardile. Insomma, Andrea lo conoscete tutti, è veramente un amico di Seili, è un marinaio italiano importante, 4 mini Transat. Insomma, e adesso è qui con la Marina Militare, anche se è in ferie, ci ha tenuto a precisare che è in ferie, quindi si prende le ferie per fare le regate, che dovrebbe essere poi il suo lavoro. Andrea, il tuo rapporto con questo trimarano e la sensazione di avere insomma di partecipare a questa piccola impresa, la Parma Monte Carlo, con un nome importante come quello di Poupon a bordo? Ma più che il rapporto col trimarano, il mio rapporto è iniziato con Bruno al telefono. Ho trovato questo un matto, perché trovare un italiano che ha un oggetto del genere, ci naviga, ci lavora, perché comunque lui è il primo appena finito di smontare winch, è nato un po' questo rapporto che poi, tornando un po' col mini transato, un po' con l'esperienza con la sezione velica, un po' con la progettazione marina, ci sentivamo come quasi due fidanzati. Scusa Bruno, siamo tutti normali, quasi. E è nata questa cosa. Poi lui ha una somiglianza un po' tipo Joyon, non so se l'avete notato, che mi ha un po' preoccupata questa cosa. Attenzione, lanciata questa provocazione da me. La barca è, mi verrebbe da dire, bella, però quello che dà l'idea è che questa barca, cioè, ha un potenziale ancora enorme, perché non voglio fare il classista, però la vela, specialmente a regate offshore, non sono un gioco. Secondo me non sono per tutti, bisogna affrontarle con serietà, dedizione e impegno. Farlo sul trimarano è un altro livello. E quindi con Bruno stiamo fantasticando un po', soprattutto Bruno ha una mentalità molto aperta, difficile da trovare in Italia, ma non è polemica, lui ha girato tanto il mondo, dove questi grandi skipper d'esperienza, armatori, mettono a disposizione la loro esperienza e talvolta la barca, come fu Tabarly, come ha fatto Straulino, per far crescere dei giovani. Quindi l'idea sarebbe di lavorare su questa cosa qui. Un trimarano sarebbe perfetto, perché insomma l'idea sarebbe poi di far male ai barconi più lunghi, insomma. Certo, pendi bene che dice Bruno è uno che ha tante idee, tanta fantasia, e che dice pure un po' matto, ha detto, quindi come se vi foste incontrati positivamente, tra matti positivi. Bruno, insomma, dai, adesso dici la verità, è il terzo anno ormai di Ad Maiora, 2 anni e mezzo, diciamo, sì, così, sì, diciamo. E questa forse è un po' il momento più alto. Ma guarda, sono contento quest'anno che ho sollecitato un po' gli yacht club, e quindi c'è più interesse da parte loro per avere un po' più di attenzione e fare regate anche per noi. L'anno scorso ho partecipato a titolo dimostrativo, diciamo, a questa regata. Quest'anno lei a Benigno e tutta l'organizzazione ha aperto ai multiscafi, e quest'anno ci sono 4 iscritti, quindi sono contento. Anche con Porto Cervo si era aperto un discorso molto molto interessante, e cerco di portare avanti questa fetta di vela che da noi è un po' misconosciuta, a parte Giovanni Soldini, che saluto e che, insomma, da cui si posso solo che imparare, chiaramente, ma lui è sempre in giro, non c'è mai, quindi gli rubo facilmente il palcoscenico, ma per promuovere i multiscafi e soprattutto le regate oceaniche d'altura, quelle, diciamo, oltre 500 miglia, certo, che sono quelle da marinai più completi, ecco, completi, più, senza togliere. Senti, nulla. Quanti siete a bordo? Siamo 7. Quindi, oltre a voi 3, chi c'è? Dunque, poi abbiamo
e Carlos Litau, che è uno dei miei fedeli, che ha appena portato Amber Sail, è sbarcato ed è salito qua. Poi c'è Fabrizio Volpi, c'è Vitto Falzone e poi l'ufficiale Giulio Fracella, esatto. Ragazzi, allora cosa si dice in questi casi? Ad Maiora? Sempre. Sempre, la risposta è sempre. Alla prossima. Ciao ragazzi a tutti, ciao.